Cari amici, cari telespettatori, buonasera, benvenuti al Centro Sant'Eusanio, spazio nato nell'ex canonica dell'omonima chiesa, qui nel quartiere di Porta d'Arci, in Rieti, ed è uno spazio, una struttura semiresidenziale dedicata a persone, quindi bambini, ragazzi ed adulti, affetti da autismo e ovviamente anche alle loro famiglie. Il Centro Sant'Eusanio è gestito dalla cooperativa sociale Onlus Locomotiva, una cooperativa che eroga servizi sociali, culturali e per la disabilità. È una cooperativa cofondata da me, che sono il presidente, e da altre due persone, una delle quali è un ragazzo speciale con autismo, forse conosciuto anche nelle cronache della città di Rieti perché si è laureato con 110 e lode 2 anni fa circa e quest'anno sta prendendo anche la laurea magistrale. Quindi facciamo ad Andrea i più grandi auguri e lo ringraziamo per averci dato questa idea di creare a Rieti uno spazio importante proprio per le persone affette da autismo. Il Centro Sant'Eusanio quindi è anche sportello autismo, ed è uno sportello autismo, è un riconoscimento che ha voluto il Comune di Rieti, questa amministrazione, perché da anni ci occupiamo appunto di dare servizi di ascolto, consulenza, aiuto e informazione alle famiglie, ma anche al personale sanitario e scolastico. La esigenza che è venuta fuori dall'esperienza di questo centro di questi anni è che la richiesta maggiore viene soprattutto da famiglie con ragazzi o con persone adulte con autismo, proprio perché per loro dai 18 anni ai 64 anni non c'è assolutamente niente, cioè oggettivamente il vuoto assoluto. Al termine degli studi, quindi al termine dell'esperienza scolastica, che in qualche modo per i nostri ragazzi garantisce anche quindi una vita sociale, un'interazione, una possibilità di scambio, di conoscenza, delle amicizie, al termine degli studi, dicevo, ovviamente non c'è più niente. Ecco, il Centro Sant'Eusanio vuole proprio dare una risposta a questa esigenza, a questo problema, perché i ragazzi che restano in famiglia cambiano le famiglie, cambiano le case che diventano oggettivamente dei manicomi domestici. Cosa facciamo al Centro Sant'Eusanio? Bene, noi chiaramente sono attività laboratoriali prettamente, ma anche trattamenti e interventi per persone con disturbi neurologici. Le nostre attività sono supervisionate dal CNAP di Roma, è un centro studi e ricerca in neuroriabilitazione che si occupa a livello internazionale soprattutto di ricerca su che cos'è l'autismo e da dove viene, da dove si genera. Chiaramente questa supervisione ci garantisce un supporto scientifico ma anche una valenza tecnica di altissima qualità, per cui i nostri lavori, il lavoro che noi facciamo con i nostri operatori che comunque hanno avuto una formazione specifica, sono lavori che danno dei risultati ottimi. Locomotiva e Centro Sant'Eusanio non sono solo attività per disabili, il nostro centro in effetti eroga anche servizi sociali, culturali, non solo per il quartiere e per la città, ma in effetti è anche la nostra unica fonte di sostentamento. Qui nel centro noi organizziamo corsi di formazione specifici sull'autismo, ma anche corsi di lingua, ma anche corsi di degustazione organolettica del vino, di composizione floreale. Ecco, sulla composizione floreale qualcosa vorrei aggiungere. Il Centro Sant'Eusanio è diventato ormai famoso in tutto il mondo per l'evento In Flora. In Flora è una galleria d'arte all'aperto, integrata, internazionale e permanente, con opere realizzate da artisti disabili, opere ovviamente a carattere floreale, nel rispetto di questo quartiere, che è il quartiere di Porta d'Arci, famoso insieme ad altri ovviamente di tutta Rieti per l'infiorata di Sant'Antonio, ma anche per le chiese in fiore e per i cavalli infiocchettati. Quindi nel rispetto di questo quartiere noi abbiamo pensato di abbellirlo con delle opere che potete visitare, sono qui esposte in Via delle Stelle, in Via Sant'Eusanio, sono 40 opere di 36 artisti, abbiamo raccolto in 3 anni, con opere provenienti dalla Francia, dalla Germania, dal Brasile, dalla Polonia e addirittura da Cuba e ovviamente da Rieti. Simone, guarda là! Simone, guarda lì! Ehi ragazzi, girati! Allora, facciamo così, Simone! Fagli vedere quanto sei bravo a fare teatro e gli sketch. Allora, come fa una mucca molto veloce?
Come fa la mucca? Boh. È quella mucca molto arrabbiata. No. Quando lascio un pulcino piccolo piccolo. Come? E la gallina arrabbiata come gli fa? Bravissimo! Bravo, bravo Simone! Bravo! Oh, adesso mettiamo Andrea! Togliamoci gli occhiali! Facciamo vedere gli occhi belli, togliamo gli occhiali Andrea! Togli gli occhiali, Andrea! Oh, fermo! Rimettimi! Dai! Bravissimo! Andrea, guarda Simone. Allora, come abbiamo detto, che a noi piacciono molto gli animali, a me, a Agnese, Luciana e tutti quanti. Come fa il cane? Come fa il cane? Andrea, come fa il cane? Come abbaia il cane? Vai! Andrea? Andrea? Lorenzo, facciamo un cane arrabbiato! Più forte! Bravo! Più forte! Adesso alziamo le mani e cantiamo l'ultima strofetta che piace a noi. E la musica che piace a noi. Alziamo le mani. Allora, quando facciamo su, cantano le femmine. Quando andiamo giù i maschi. Pronti? Vai. Sciolgo le piste ai cavalli. E le gambe dei canti. Ballano. Ogni colore dal centro Sant'Eusanio Porta d'Arce. Locomotiva, un'associazione fantastica dove da qualche mese portiamo avanti un progetto di out art, una sollecitazione potenziata di sensi, una terapia dell'anima, con dei ragazzi fantastici che noi chiamiamo diversamente fantastici, che hanno molto da dare e rispetto a noi sono molto più ricchi dentro. Sono felice di collaborare e di dare una mano nel possibile ai laboratori pomeridiani di questi ragazzi, perché credo che essere una volontaria del cuore arricchisca dentro. Alle mie spalle c'è uno dei progetti che abbiamo realizzato con i ragazzi di Sant'Eusanio quest'anno ed è il barcone di Sant'Eusanio, dove ogni ragazzo con un materiale plastico ha realizzato se stesso. E il bello è che noi non abbiamo toccato nulla, abbiamo lasciato che ognuno dei ragazzi realizzasse il personaggio secondo la propria visione, secondo la propria ottica. La barca di Sant'Eusanio vuole essere anche un messaggio positivo di pace e di solidarietà. Una barca difficile da timonare, da navigare, da mettere in acqua, però alla fine con il cuore si riesce a fare tutto.